L'andrangheta ha fame di affari e talvolta, come accaduto nella Sibaritide, il versante nord della Calabria, un intero settore, l'agroalimentare, finisce nelle mani delle cosche. Dalla coltivazione al trasporto alla distribuzione dei prodotti ortofrutticoli, tutto passava dal clan dei Forastefano, egemoni a Cassano allo Ionio, attraverso ditte riconducibili ai boss, prestanome, intimidazioni contro imprenditori locali e sindacalisti costretti al silenzio. Con il solo sovrapprezzo dei prodotti, la cosca era riuscita ad estorcere 200.000 euro ad un'azienda ferrarese, il cui rappresentante legale era vittima di continue vessazioni. Questa organizzazione era in grado addirittura di costruire dei rapporti di lavoro fittizi per dei braccianti, i quali poi ottenevano dall'INPS le prebende normali per la loro assunzione. Soldi che finivano sempre nelle casse dei Forastefano, 17 le persone arrestate dalla polizia di Cosenza e dal servizio centrale operativo, su ordine della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, sequestrati beni per oltre 10 milioni di euro. Era invece dai domiciliari che lo storico boss della Cosca Barreca, la locale di 'Ndrangheta di Pellaro, Reggio Calabria, curava i rapporti con gli imprenditori collusi, ordinava le estorsioni, la distribuzione dei proventi, sempre in contatto con i diversi clan del Mandamento Centro, con i De Stefano, con la Cosca Condello. 28 gli arresti eseguiti dai carabinieri del Comando Provinciale di Reggio, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia, sequestrati i beni per circa 6 milioni di euro.